queste qua in fila. Ora io dico di lunedì pomeriggio 20 alle 5. Perché siamo in fila per andare a Lucca? Cioè, cosa c'è? C'è qualcosa e noi non lo sappiamo? No, sono le macchine. No, ma dicevo, non è che c'è qualche evento strano e noi non lo sappiamo? No, non c'è. Non c'è. Di lunedì non c'è. Via. C'è la mostra. Sì, c'è la mostra, ma che tutti siano in fila per andare alla mostra. Sembra strano. Via. E siamo ripartiti. Ed eccoci qua, siamo quasi arrivati al posto dove c'è la mostra I pittori della luce. Non mi ricordo. Luigi, te lo ricordi come si chiama questa palazzina dove c'è la mostra? No. Bene. Vedi, non se ne fa uno. Siamo... Si chiama palazzina dove c'è la mostra. Mi dispiace dirlo, ma questo quadro è veramente brutto, 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 brutto. Il contrario di questo, che invece è bellissimo, sempre parere personale. È dietro il panneggio. Sì. Sì. C'è una pezza di luce arrivi da destra. Lui è al buio a destra. No. Inquinamente questi due sono vivi. Non sembrano dipinti, guarda, escono proprio. Impressioni a caldo, allontanati che mi... Impressioni a caldo su questa mostra. È tutta su I pittori della luce, che da una parte c'è la luce e da una parte c'è l'ombra. Io vorrei un'impressione seria, perché... Un'impressione seria si fa così. Faccio un'impressione seria, ci dica, allora questa mostra è stata faticosa? Molto, traballo. No, non era una, era una mostra, non era una sala da ballo. Basta. Ti stai approfittando della mia stanchezza. Allora, dicevamo, sgarbi, porta qualcosa di più. Nel senso che non si può dire che le opere fossero brutte, ma la mostra l'ho trovata un pochino monotona. E di Caravaggio ce n'era praticamente solo uno, una copia, tantissimi di Paolini, che perché sa,
belli, però ecco, di quadri che mi abbiano veramente colpito, che mi abbiano emozionato, due, tre, ma emozionato forse neanche uno. Luigi, te emozione? Pochi quadri, sì. Insomma, vabbè, non brutta, ma non sono esaltata, via. Quante volte ci saremmo venuti qui? Io non ho mai fatto né un video né un filmino. Sì, qui c'è la casa natale di Puccini, il famoso Puccini, e qua a Piazza delle Catene. Panoramica in Piazza San Michele, detta delle Catene. Hai messo lo stop a domani? Che ho messo? Hai messo l'isola a domani. E domani viene. Ti aveva detto veniva a venire. Via. E ora si chiude la serata a cena al surreale. Centro storico di Lucca. No, non l'avevo visto, fantastico, il vestitino rosso appeso, perché qui sopra ci sono le case di gente che ci abita. Ed eccomi qua, tornata a casa, sono stancherrima. Oltretutto camminare per Lucca con il dolore alla gamba che ho avuto tutto il giorno non è stato proprio il massimo. E niente, a cena diciamo che siamo stati bene, anche se faccio un po' di fatica a trovare delle pietanze adatte a me, perché la carne no, l'aglio no, la cipolla no, insomma poi alla fine... Comunque dai, tutto sommato siamo stati bene, ma ora sono veramente cotta, ragazzi. Vi saluto e non so cosa sarà venuto fuori da sto video, cioè tutti i pezzettini così, ma insomma, com'è? Ciao, alla prossima.